Paolo Bacci con la barba, nuovo look. Vi faccio vedere il Leica EcoVip 112, un piccolo camper letto centrale, è lungo appena 6,5 metri, 6,60 metri. Cerchi di 16, questa è meccanica 150 cavalli o eventualmente ce l'abbiamo anche di 130, con 130. Questo è un bel garage, vedete il letto che sale e scende. E ora vi faccio vedere quando è in alto, che molto spesso in alto si posiziona quando dobbiamo d'estate, quando abbiamo tante cose nel garage, lo mettiamo in una posizione alta e vedete quanto spazio c'è dentro. Questa è la posizione alta, in genere è una posizione estiva dove si può mettere, inserire all'interno, come vedete, biciclette e quant'altro, sdraie, sedie, tavoli, acqua e tantissime cose. Quindi l'ingresso, l'accesso sia nel lato destro che il lato sinistro. Questa è la posizione invece bassa. Come vedete il contenitore è sempre molto ampio, la vasca con lo scarico a terra in plastica, quindi di facile lavaggio, e anche biciclette elettriche possono entrarci tranquillamente. E ora andiamo a vedere l'interno. Il bello di questo camper è proprio la compattezza. Vedete il letto di facile accesso, io sono 1,80 m e guardate, tranquillamente ci dormo con mia moglie accanto. Vabbè, e qui c'è il frigorifero e lo slim, quello stretto e alto. La cucina non è enorme, però tranquillamente per le due persone si cucina tranquillamente con due fuochi. È giusto, cioè, cercare di compensare la lunghezza e l'abitabilità con spazi un po' più ridotti come la cucina, però come vedete ogni spazio è occupato. Questo altre ditte potevano non montarlo, invece, quindi, perché è un costo, su un EcoVip non è un costo ma è un valore, come vedete tanti contenitori. Il bagno è un bagno comodo, guardate la tranquillità dell'accesso, facile a chiudersi, quindi guardate come poggio. Poi il bagno lo stesso, di facile, si fa la barba tranquillamente, anzi sono un po' sì. Allora, e poi in questo caso anche qui la grande doccia, quindi si chiude e tranquillamente c'è, qui c'è il gancio come in tutti i Leica sulla parte del tetto della doccia, c'è il gancio dove si appende le cose bagnate e poi si richiude. Vedete il facile accesso alla parte destra del letto, tanti contenitori, armadi sia destro che sinistro come in tutti i letti centrali, e poi il suo separé, così separa la parte notte dalla parte giorno, e anche serve per poter anche avere uno spazio in più del bagno. Quindi è un comodissimo due persone. Poi il letto che scende per il nipote, anche qui insomma due bambini c'entrano tranquillamente, facile a buttare giù. E poi una bella dinette, anche perché ha questa bellissima idea di avere questo piano d'appoggio per poter stare insieme, guardate la tranquillità, sta insieme, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 persone. Vedete, una zona giorno da 6 persone in un ambiente molto molto piccolo e compatto. Quindi questo è un camper in offerta, venite a vederlo e a scoprire il miglior prezzo. Ciao!